Allunghiamo la pasta, allunghiamo la base leggermente, giriamo e abbiamo ottenuto il nostro croissant bicolore. Anche queste farcite con crema pasticcera. Continuiamo in questo modo. Da destra a sinistra, la parte sinistra in centro e ancora in centro, in centro, in centro, in centro, si chiude e si arrotola. Ripetiamo. Ecco qua. Elucidiamo e poi andiamo a decorarli. Bene, i nostri croissant bicolore, color marrone scuro, sono pronti. Come potete vedere, la misura del cornetto più grande del bicolore rosso la preferisco perché è più scenico ed è molto più bello. Saccottino nero, i nostri prodotti, il saccottino panna cioccolà rosso, il nostro cornetto bicolore. Questo è l'impasto croissant.